Nome? Giuseppe Sportelli. Età? 30 anni, quasi 31. Professione? Difficile. E sul biglietto da visita c'è scritto Financial Controller. Chiamatemi direttore amministrativo, finanziario o senza direttore. In particolare di cosa ti occupi? Lavoro per una società italiana multinazionale, la Pirelli, in Australia, a Sydney, una bella città. Sono il responsabile dell'area amministrazione, finanza e controllo. Cosa ti manca del tuo paese natio? Tutto. Il sole, il colore della terra, il vento tra gli alberi, le persone. Ricordo che quando facevo l'università a Milano viaggiavo di notte sull'Espresso, la mattina arrivavo a Bari, prendevo il treno da Bari e guardare gli ulivi tra Bari e Putignano era un'emozione grandissima, era il risveglio migliore. Dall'ultima volta che sei stato qui, hai notato differenze? A Putignano ho passato 19 anni della mia vita e 11 anni e più fuori Putignano. Da quando ho lasciato Putignano, dal 2000-2001, ho notato che Putignano è più o meno la stessa e forse il resto del mondo è andato avanti. Se potessi portare con te una particolarità di Putignano, quale sarebbe? Il dialetto, il colore della pietra e il profumo della focaccia e dei taralli. Ci hai appena detto che per 11 anni hai vissuto fuori Putignano. Ci puoi raccontare cosa hai fatto e qual è il tuo percorso professionale e culturale e sociale? Alla fine del quinto anno di liceo ho deciso di andare a studiare a Milano. Fortunatamente i miei genitori mi hanno dato la possibilità di andare fuori. Io avevo voglia di lasciare Putignano, mi sembrava un po' stretta. Avevo tantissimi amici, è stato un grande dispiacere lasciarli, però avevo voglia di fare un'avventura lontano da casa. Ho studiato a Milano, ho studiato economia, a Milano ho continuato a fare lo scout, sono diventato un capo scout brevettato. Ho fatto una breve esperienza all'estero in Olanda durante l'università. Prima di concludere l'università ho iniziato, come si fa ancora oggi, stage, ho fatto prima uno stage di 6 mesi, poi altri 6 mesi in Pirelli, poi un contratto di 18 mesi o 24 mesi, non ricordo più quanti fossero. Alla fine, dopo un'esperienza di 2 anni in Pirelli, mi hanno chiesto: vuoi andare in Cina? E io non sapevo neanche dove fosse o cosa fosse la Cina, e ho detto: perché no? Andiamo in Cina. E sono stato 4 anni e mezzo in Cina. Qual è la cultura cinese o quali sono gli aspetti della cultura cinese che più ti hanno colpito? I cinesi hanno una cultura millenaria che negli ultimi 30, 40, 50 anni è stata offuscata o se non cancellata da un'esperienza politica che probabilmente aveva dei fini nobili, ma è stata disastrosa. Il cinese di oggi ha le radici nei millenni e lo sguardo al futuro. Sono persone molto semplici, ciniche nel senso buono del termine, nel senso che molto accoglienti, molto accoglienti. Dalla Cina poi sei passato in Australia, come mai? In Cina sono stato 4 anni e mezzo, un periodo molto lungo. E un po' mi ero anche stancato, la Cina mi piace tantissimo, tuttora mi manca. Non è un paese facile dove vivere. In Cina sono arrivato quasi per fortuna e con la medesima fortuna sono passato in Australia. Il mio capo in Cina mi ha chiesto: guarda, c'è una possibilità, c'è una posizione da ricoprire in Australia, vuoi andare in Australia? E ho detto, con la stessa semplicità con la quale avevo detto sì alla Cina, ho detto, mi sarebbe piaciuto avvicinarmi a casa, alla famiglia, però andiamo in Australia. Più lontano dell'Australia c'è solo la Nuova Zelanda. Riconosco che al contrario di molti ragazzi che adesso lasciano l'Italia perché per cercare un lavoro, perché si sono stancati dell'Italia, per avventura,
Io ho lasciato l'Italia per un caso, per una fortuna. Prima di tutto mi piace quello che faccio e poi ho la possibilità di scoprire, di viaggiare tanto, di essere in contatto con delle culture diverse. Spero e non escludo di ritornare anche a Putignano. Hai incontrato putignanesi in Australia? In Australia ho incontrato putignanesi, a Shanghai ho incontrato putignanesi, a Tokyo, dove sono stato per un bel po', almeno una settimana al mese per un lungo periodo, non ho incontrato putignanesi, ma sicuramente c'erano putignanesi anche a Tokyo, perché gli italiani sono ovunque e i putignanesi ben li rappresentano. La tua azienda sta effettuando queste scelte perché sta puntando ad esternalizzare le sue attività? Alcune aziende italiane vanno all'estero perché all'estero ci sono alcuni mercati che crescono molto di più di quanto sta crescendo l'Italia. E vicino a noi c'è la Turchia, lontano c'è il Brasile, c'è la Russia, c'è la Cina, c'è l'India, c'è il sud-est asiatico. E alcune aziende preferiscono essere vicine a questi nuovi mercati di sbocco e spostare, o meglio, creare un nuovo polo produttivo vicino al mercato. Ce ne sono altre, purtroppo, che benché non abbiano interesse a esplorare un nuovo mercato, invece preferiscono spostare la produzione all'estero. Secondo me questo è il grande problema dell'Italia. Non sono un politico, non sono un esperto di economia. Se questo accade sempre più ogni giorno, significa che l'Italia non è più attraente o che altri paesi al di fuori dell'Italia lo sono di più. Data la tua esperienza, cosa consiglieresti alle imprese putignanesi? Spronare i loro figli della mia età a viaggiare ed esplorare le opportunità che ci sono all'estero. La tradizione manifatturiera putignanese è lunga ed è stupenda. Probabilmente si sta perdendo questa tradizione. Non so se la colpa è di più dell'Italia, del sistema, degli amministratori locali o degli imprenditori putignanesi locali, non parlo soltanto di Putignano, che non hanno più quell'entusiasmo che probabilmente avevano i loro genitori, i loro nonni. Più probabilmente è un misto delle due cose. Io spero sinceramente che i miei coetanei putignanesi, pugliesi, che hanno ereditato delle bellissime realtà imprenditoriali, abbiano la voglia e la capacità di continuare a portarle avanti e rimpolpare le fabbriche putignanesi di lavoratori. Hai intenzione di ritornare a Putignano? Sì. Il mio professore di filosofia, Nicola Mansueto, quando era ormai chiara la mia scelta alla fine del quinto anno dello scientifico di lasciare Putignano, mi disse: ricordati che sei pugliese e benché tu possa fare un'esperienza lontano dalla Puglia, in Puglia devi ritornare. Mi sento putignanese, mi sento pugliese, credo che questa terra sia fantastica, sento che le mie radici sono qui. Spero nel futuro di avere la possibilità e di avere la voglia e l'entusiasmo di portare la mia esperienza qui e farla fruttare. Saluta i putignanesi nel mondo. Siete tantissimi. Ciao, spero di continuare a viaggiare, almeno finché le forze me lo permettono, e di incontrarvi tutti.